Buonasera ragazzi, premetto una cosa, che io quest'anno non è che sono disinteressato dai risultati dell'Inter, però dopo tutta la paura che ho avuto conoscendo la situazione finanziaria di Zhang e dell'Inter, io diciamo per quest'anno sono a posto, ovvero sia la vittoria per me da tifoso è arrivata. Quando Oktri ha escusso il pegno inaspettatamente per certi versi, anche se noi in live parlammo di un eventuale Oktri che andava a escutere il pegno per poi passarla di mano, anche perché ragazzi, Oktri ha tutto in mente all'infuori di una gestione lunga, perché la prima cosa che avrebbe dovuto fare dovrebbe essere stata quella del tetto ingaggi, mentre qui gli ingaggi vanno ad aumentare, vendere qualche trentenne. Oktri ha cristallizzato la rosa, ha cristallizzato la squadra, tenendola competitiva il più possibile, ma con massima resa, minima spesa. Anche se io ringrazio Oktri, anche se loro stanno facendo solo i propri interessi, ma vorrei ricordare per l'ennesima volta che questi signori comunque, appena entrati, grazie anche al cinese che aveva buchi ovunque, questi hanno messo 50 milioni per il mercato dell'anno scorso, gli scatti, Frattesi, Augusto e via discorrendo, Arnautovic, rata di Sommer, rata di Bissek, che chi più ne ha più ne metta, in più hanno dovuto anche ripianare la perdita, quindi di 50 milioni. Ricordo quelli che parlavano di pareggio di bilancio. No, signori, non c'era nessun pareggio di bilancio, come vi dicevano gli esonerati, quindi Oktri appena ha messo il piede nell'Inter ha dovuto tirare fuori 100 milioni, e su questo non si discute. Di cosa ragioni? Su questo non si discute. Ora, io capisco che molti si stiano incazzando per il mercato. Io, se devo valutare il mercato, te lo dico anch'io, è un mercato scarso, mercato non da grande squadra, ma noi non facciamo più mercati da grande squadra da tanti anni. Purtroppo qualcuno si è fulminato il cervello, perché e ha visto che senza spendere con i parametri zero, ma con i parametri zero e accumulando debiti, è arrivata la seconda stella, qualche altro titolo, e ora secondo qualcuno va bene tutto, perché vedere citare certi tifosi dell'Inter per certi giocatori che arrivano, sinceramente a me fa pena, perché valutare solo la palla che rotola dentro è sbagliato, perché poi dopo vi svegliate tutti sudati. Non parlo a voi che seguite questo canale, perché voi che seguite questo canale, due o tre neuroni attaccati ce li avete sempre. Parlo di gente che valuta i calciatori in base ai due gol con la percolettese, perché lo marcano a 10 metri, o perché, che ne so, quanti giocatori in precampionato sono partiti 20 gol in 7 amichevoli e poi in campionato non hanno visto palla. Non è un calcio che puoi giudicare. Tornando al mercato, cosa deve fare Oktri? Oktri ti ha detto più volte che non era interessata a gestire l'Inter, che non l'avrebbe mai voluta gestire, e Oktri ti ha detto che ha prestato i soldi a Zhang perché Zhang avrebbe dovuto vendere l'Inter nell'arco dei 3 anni, quindi della scadenza del prestito. Se non sbaglio, gli esonerati vi hanno detto mille volte che Oktri presta i soldi a Zhang perché Zhang doveva vendere entro i 3 anni. Quindi loro sono ritrovati questa patata bollente. Non è una proprietà che mette amore, anche se amore nel calcio ormai non ce lo mette quasi più nessuno, sarà rimasto qualche presidente. Loro sono cinici, ragionano con i numeri, e chi si aspettava gli acquisti da 30, 40, 50? Sento parlare dell'attaccante di 30, ma dove? Ma dove? Ora prendiamo esempio Gudmundsson, che qualcuno già lo dava per fatto. Gudmundsson, se vuoi, va lì e lo prendi. C'è un processo. Innanzitutto, il primo grado è stato reputato innocente, cosa che nessuno dice. Primo grado, innocente. A Firenze, e pensate, sono tutti scemi se prendono Gudmundsson? Cioè, quindi l'Inter non lo prende perché rischia con il processo, mentre a Firenze sono tutti scemi. Spendono 25 milioni perché a Firenze sono pazzi, quindi a Firenze lo possono prendere perché non gli succede nulla, se lo prende l'Inter succede qualcosa. Non è così, non è così. Sono altre le motivazioni, come gente che i giocatori di 32 anni, parlo di tutto apposta, gli danno 30 anni, 29. Non è così, ragazzi. Io ringrazio Oktri, anche se stanno facendo solo i propri interessi,
Ma noi con Zhang eravamo avviati verso la strada del fallimento e te l'ha fatto vedere Zhang in che condizioni voleva continuare con quell'esposto vergognoso, offensivo verso tutti i tifosi dell'Inter. Andiamo sul campo e stai calmo, vado sul campo, stai calmo. È inutile far finta, va sempre tutto bene, è tutto bello. Chiunque di noi compie delle azioni buone e delle azioni poco buone. Nel lavoro tutti facciamo delle cose buone e altre meno buone. Se te senti certi tutti a poster, lecca culo dell'Inter, all'Inter va sempre tutto bene e a loro gli va sempre tutto bene. Bisogna analizzare perché sono talmente invasati che quando te analizzi loro le prendono per critiche. Analizzare non vuol dire criticare. Analizzare non vuol dire criticare. Faccio un esempio dell'anno scorso che molto probabilmente con l'Inter c'entra poco, però io ti voglio fare un esempio. Saluto la mia amica Tiziana con cui mi rapporto spesso parlando dell'Inter. Napoli, come diceva anche lei, l'anno scorso riconfermò tutta la squadra. Quindi anche all'Inter è vero che Oktri cristallizza la rosa, non esce nessuno, confermi tutta l'ossatura scusate della squadra, ma per come è il calcio, parlo soprattutto a quelli che guardano solo la palla rotolare e qualsiasi cosa sia nera azzurra va sempre tutto bene, per come è il calcio e chi ha giocato lo sa, le squadre cominciano a conoscerti, capito? Si rinforzano perché non stanno fermi, perché hanno disponibilità economica, e se te vuoi crescere devi, non devi, sei costretto ad aggiungere qualcosa alla tua squadra. Ovviamente sto parlando in termini di cacciatori, perché te puoi mantenere anche la stessa ossatura, perché che Zhang non avrebbe potuto fare, attenzione, perché con Zhang Çalhanoğlu sarebbe già via da un mese. È vero che te mantieni sempre la stessa ossatura, ma ci sono anche dei giocatori all'Inter che hanno un anno in più. E un conto è passare dai 35 ai 36, un conto è passare dai 25 ai 26. Per motivi per cui è inutile ve li spieghi, perché li sapete benissimo. Anche per dare motivazioni nuove alla squadra. Come fai a dare motivazione nuova alla squadra? Non puoi intervenire solamente l'allenatore. Devi mettere i giocatori che hanno fame, che hanno sete di vittoria, devi mettere linfa nuova per dare più motivazioni. Ovviamente il lavoro dell'allenatore deve rimanere sempre quello dello psicologo motivatore, ma anche i giocatori nuovi danno motivazione. La competizione, se è sana, soprattutto in uno spogliatoio bello e unito, come è quello dell'Inter. E te non lo stai facendo. Per quello che riguarda poi quelli che non vogliono andare via, ragazzi, parliamoci sinceramente. Ripeto, cose buone e cose non buone. La vita è fatta di cose buone e di cose non buone. Le nostre azioni sono fatte di cose buone e di cose non buone. Se te senti tutto a posto il leccaculo dell'Inter, a loro va sempre tutto bene. Ma non è così, perché loro vivono in Fantasilandia. Non è il mondo del calcio quello, anche quelli su YouTube che parlano solo bene. Quando te parli solo ed esclusivamente bene, sei in cattiva fede. Sai perché sei in cattiva fede? Perché è impossibile parlare tutto bene. Da nessuna parte va sempre tutto bene. C'è sempre qualcosa in cui puoi migliorare. C'è sempre qualcosa di sbagliato. Tutti sbagliano, anche i migliori. Ma secondo qualche leccaculo tutto apposta su YouTube, va sempre tutto bene. Si rigiovaniscono i giocatori vanno a 50 milioni quando non è vero. È così. E se te fai un appunto, loro ti diranno i critici. Ma per me, quelli lì possono dire che gli pare. Perché io, a mia volta, dico tutto quello che mi pare. Arnautovic punta i piedi. Giusto? Ti faccio un esempio per come la vedo io, My point of view. Arnautovic punta i piedi. Punta i piedi perché l'anno scorso ha trovato dei polli. Io la definii un'operazione vergognosa, venne attaccato come quando dissi Lukaku non lo riprendiamo, sarà un flop, è un anno che non gioca, ha perso tono muscolare, è ingrassato anche lì, Giuse da te non me l'aspettavo e poi lo abbiamo visto. Arnautovic l'anno scorso ha trovato dei polli con la P maiuscola che l'hanno comprato, che gli hanno dato i soldi che volevano, anche grazie alla situazione soprattutto del cinese che era disastrata a livello finanziario, e ora si punta.
Arnautovic si imputa. Aspetta, ora ti dico una cosa simpatica, dove vi farà ragionare quando vi dirò questa cosa. E quindi sono anni che noi siamo in ostaggio dei giocatori, ragazzi. Parliamoci chiaro. Ripeto, sono state fatte tante cose buone, ma andiamo ad analizzare anche le cose meno buone per far sì che possiamo chiarirci. Sono anni che l'Inter è in ostaggio dei giocatori. Prima Sensi, se vi ricordate, poi Sanchez, poi Lukaku, poi Arnautovic, poi Correa, poi me ne scordo a Vidal, che se non gli davi tutta la buonuscita non andava via. Vidal, un anno ti ho sto 20 milioni tra ingaggio e buonuscita, perché sono state fatte anche tante alzate, i tutto apposta, il leccaculo dell'Inter, non lo dicono, te lo dico io, sono state fatte cose buone e cose poco buone. E voi, tutto apposta, il leccaculo dell'Inter, che siete su YouTube, non siete credibili, perché è impossibile parlare tutto bene. Andate a raccontarlo a chi si fa 4 litri di vino al giorno e va sempre tutto bene, perché non è così. Non abbiamo le palle a livello dirigenziale per mettere fuori questi giocatori o per cercare di accelerare il processo di cessione. Perché nel calcio bastano 3 semplici parole. Il giocatore è fuori dal progetto. Punto. Vai davanti alle telecamere e dici che il giocatore è fuori dal progetto. Soprattutto con giocatori che non valgono un euro. È molto semplice. Invece di dire che Arnautovic è un uomo spogliatoio, te devi dire che Arnautovic è fuori dal progetto, come fanno tante altre squadre in Italia e nel mondo. Motivo per cui qui non se ne vuole andare nessuno, perché ci sono ingaggi super alti a gente di 35 anni. Quindi lo hai pagato per prendere, ti tocca ripagarlo per mandarlo via, e non è la prima volta che succede. Quindi hai leccaculo tutto apposta su YouTube, che siete non in cattiva fede, perché voi lo fate solo per interessi, perché voi siete lì per parlare solo bene dell'Inter senza mostrare nessuna lacuna. Ma a voi vi può credere solamente che di calcio non ci capisce nulla, perché non è vero quello che dite voi. E poi ripeto, una persona con 3 neuroni, quando sente solo parlare bene dell'Inter, che va tutto bene, i giocatori sono tutti forti, sono tutti belli, sei in cattiva fede, perché è impossibile che vada tutto bene in nessuna società del mondo. Quando un giocatore lo vuoi far fuori, vai davanti alle telecamere e gli sbatti in faccia, è fuori dal progetto. Non che è un uomo squadra, perché lo vuoi mandare via e poi vai davanti alle telecamere a dire che è un uomo squadra. Ripeto, concludo il video salutandovi e augurandovi una buona serata a tutti. Ragazzi, questo è il mio modo sanguigno di parlare, Non ce l'ho con nessuno, ragazzi, ci mancherebbe. Io per quest'anno sono a posto, perché io, conoscendo a menadito la situazione finanziaria dell'Inter, che vi garantisco era veramente pericolosa, per me l'importante era che uscisse il cinese. Poi, se quest'anno non vinco nulla, pazienza, perché tanto è stata presa la seconda stella, c'è una squadra, c'è una statura forte. Se quest'anno non vinco nulla, sicuramente non mi deprimo, perché per me la priorità era la sopravvivenza dell'Inter, perché con Zhang non c'era più sopravvivenza. Ciao.